Allora, quello che abbiamo visto è che il raddrizzamento appunto viene fatto attraverso un comando appunto dedicato, si chiama appunto Perspective Tool, che consente di deformare appunto un'immagine secondo appunto una variazione prospettica. Strumento Perspective Tool che abbiamo visto funziona come tutti gli strumenti di modifica, di trasformazione, rotazione, scala, distorsione o questi principalmente, funziona sia in una maniera diretta, normale, sia in una maniera inversa, correttiva. E abbiamo visto che proprio per questo tipo di operazioni la modalità correttiva è quella che meglio appunto si presta. Quindi preso lo strumento, clicchiamo su correttivo. Facciamo un clic sull'immagine. A questo punto dobbiamo adattare la griglia a quello che è il riferimento. Michela dava come riferimento il rettangolo, la parte intonacata, diciamo non quella in pietra del campanile, e quindi utilizziamo lo stesso. Evidentemente sarà questa la parte di cui si ha un riferimento metrico. Allora, vi chiedo conferma quando avete fatto riguardo la disposizione della griglia per poter andare avanti. Ok, dovremmo esserci quindi più o meno tutti. E quindi predisposta appunto la griglia, cosa facciamo? Diamo l'invio oppure clicchiamo sul tasto trasforma per applicare questa trasformazione. Trasformazione che effettua quale lavoro? Ora vediamo Riporta da quel rettangolo alla dimensione dell'immagine. Per adesso diciamo in maniera abbastanza generale così. Poi vedremo che in realtà andrebbe specificato cosa si intende per immagine, per la dimensione dell'immagine. Intanto lasciamo completare il processo e vediamo il risultato. Ecco qua. Quindi che è successo? Diciamo che l'immagine che aveva questa dimensione, cioè la canvas è questa, è stata interamente coperta dal rettangolo che abbiamo, dal trapezio che abbiamo deformato. In questo modo il layer si è deformato di conseguenza per mantenere appunto questo rapporto e quindi è andato ad estendersi oltre l'immagine. Ovviamente è possibile, l'abbiamo visto, attraverso l'operazione di adattamento della canvas al layer, visualizzare l'intera immagine, che diciamo raddrizzata è raddrizzata, è semplicemente molto schiacciata, diciamo, ha perso il rapporto. E ora vediamo quindi cosa si può fare per diciamo, ottimizzare questo passaggio. Torno indietro, CTRL Z. Allora, la questione che voglio sottolineare è questa. Scaricato andando indietro, ok, benissimo. Il fatto è che l'operazione appunto di distorsione prospettica inversa utilizza come riferimento la dimensione del layer, non tanto dell'immagine, ma del layer. Ora, noi abbiamo visto che la canvas, quella che in italiano viene tradotta superficie, diciamo che è l'inquadratura dell'immagine, è del tutto indipendente dal layer. Il layer può essere appunto più grande o più piccolo, insomma, può avere una dimensione propria rispetto alla canvas. Può, per esempio, sposto appunto l'immagine, di fatto sto spostando e lo vedo attraverso il suo contorno tratteggiato giallo e nero, sto spostando appunto il layer e quindi una parte del layer non viene visualizzata.
naturalmente l'immagine può contenere diversi layer e questi layer ognuno può avere appunto una diversa dimensione. Quindi dobbiamo, diciamo, abituarci a pensare questi due diversi elementi come indipendenti. Indipendenti, ma legati da una terza definizione della dimensione, che è quella dell'immagine, ovvero quando andiamo sotto image, scale image, cioè scale ridimensione immagine, quello che modifichiamo qui è di fatto sia la canvas che il layer. Per esempio, possiamo lavoro in termini percentuali, ridurre l'immagine del 50%, quello che accadrà sarà una riduzione del 50% di tutti i layer e della canvas. In qualche modo l'immagine tiene insieme questi due elementi che sono distinti e che hanno strumenti distinti per essere modificati. Di fatto abbiamo visto per esempio che esiste, sotto sempre il menu Image, la possibilità di definire la dimensione della canvas, canvas size, e definirla metricamente, cioè dando dei numeri, dando una dimensione. E poi, attraverso appunto quest'anteprima, definirne la posizione rispetto all'esistente. La stessa cosa vale per il layer, ovvero è possibile, per esempio, col tasto destro nel menu dedicato al layer, definire una nuova dimensione per il layer, scale layer, e quindi qui modificare la dimensione e quindi ridurne appunto la dimensione. Non solo, ma il layer si può anche tagliare, modificare in funzione per esempio della dimensione della canvas o dell'immagine. Anche quando utilizziamo il comando crop, il comando di taglio, possiamo sia effettuare un'operazione che agisce su tutto, canvas e layer, e quindi sull'immagine, ma anche effettuare un'operazione che lavora unicamente sul layer in cui siamo posti. Ecco, mi preme appunto sottolineare questa indipendenza perché è una cosa che spesso confonde chi si avvicina a GIMP, magari venendo appunto da programmi come Photoshop, che invece non rendono così evidente questa differenza tra gli elementi. Proprio perché è comprendendo questo rapporto che si riesce a ottimizzare poi quel tipo di operazioni che abbiamo visto poco fa. E allora ritorno alla condizione iniziale. E provo, in considerazione di quanto detto, a rifare l'operazione appunto di distorsione prospettica. Quindi, strumento prospettiva, correttiva, un clic sull'immagine, modifico la griglia per farla coincidere con appunto, la parte intonacata. Trasformo. Stessa cosa che abbiamo fatto poco fa. E quindi ci ritroviamo in questa condizione dove abbiamo la canvas che ha mantenuto la dimensione iniziale e il layer che ovviamente si è dilatato al di fuori della canvas. Come abbiamo detto prima, in realtà quello che è accaduto è che la nostra griglia ha fatto riferimento alla dimensione del layer. Ora vediamo come possiamo sfruttare questa modalità appunto di azione dello strumento. Però intanto vediamo come possiamo risolvere intanto questa immagine che ovviamente è schiacciata. Allora, quello che ci dice Michela è che la dimensione in rapporto
supporto di questo rettangolo è di 296 per 1705. Allora, considerando che quando io modifico l'immagine, ovvero dal menu Image, Scale Image, noi qui definiamo una dimensione che di fatto rappresenta la dimensione della parte visibile dell'immagine. Ma modificando questa modifichiamo sia la canvas che tutti i layer con lo stesso rapporto. E allora modificando l'immagine, che appunto coincide con la parte di cui conosciamo le misure, di fatto modificheremo anche i layer nella parte appunto anche non visibile. Quindi proviamo a scrivere qui appunto le misure che sono state indicate, quindi 296 in questo caso sarà necessario disabilitare questo lucchetto che chiaramente lega il rapporto tra la base e l'altezza dell'immagine e quindi scriviamo 1705 come altezza 296 per 1705. Diamo l'ok. Ok, diciamo è già più plausibile come dimensione. Ovviamente però ci interessa anche avere tutto il resto dell'immagine e quindi col tasto destro sotto Image clicchiamo su Fit Canvas to Layer, quindi adatta la dimensione della superficie ai livelli che ovviamente appunto si estendono oltre. Sara chiede se ho lasciato pixel. Sì, ho lasciato pixel perché in questo momento non so quale sarà poi la dimensione dell'immagine in fase di stampa, quindi quello che interessava e che aveva sottolineato appunto Michela era un rapporto, quindi ho lasciato pixel inserendo però quel rapporto dimensionale. Quello che appunto vediamo quando riapriamo tutto, rendiamo appunto visibile, allarghiamo Canvas all'intera immagine, che di fatto il nostro campanile risulta abbastanza raddrizzato. Diciamo che il risultato credo che sia abbastanza soddisfacente.